Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video un po' rapido, vuole essere un po' un consiglio veramente spassionato e dato anche con grande gioia, perché io ho passato un mese, credo, nella preproduzione del documentario Aurora's White Thread, versione breve disponibile su YouTube. Ve lo lascio qua in descrizione, girato per la campagna di lancio di Xiaomi 14 Ultra. Uscirà una versione integrale anche forse su Prime Video, se no stiamo cercando una distribuzione, insomma, che pare potrà esserci. Fortunatamente vi aggiornerò. E come vi dicevo, ho passato un sacco di tempo per trovare un cage, semplicissimo cage, su cui creare il mio rig, il nostro rig per andare in produzione. E tra la miriade di brand che ho trovato, ce ne sono ormai super gettonati. Smallrig, il suo cage lo utilizza praticamente chiunque. Bisgrip, ho dedicato dei video in passato, li trovate, tuttora è una delle soluzioni più valide in assoluto sotto questo punto di vista. Ma mancava una soluzione universale, quindi non dedicata a un modello in particolare, che coprisse delle piccole necessità, delle stupidaggini che però in realtà vanno a risolvere dei problemi giganteschi in una situazione del genere. Quindi oggi vi voglio consigliare quello che secondo me è il miglior cage per il filmmaking su smartphone disponibile sul mercato. Oggi quindi parliamo di lui, il Sunway Photo PCR01. All'apparenza il classico cage in metallo, ne troviamo a decine ormai su Amazon. Non è un video sponsorizzato, ma mi faceva proprio piacere parlarvene perché mi ha risolto di problemi. E iniziamo subito a studiarcelo, a vedere com'è fatto rapidamente. Non perdo troppo tempo perché è veramente il classico cage che si trova interamente in metallo, pieno su tutti i lati di fori da un quarto di pollice, quindi riggabile al 100%. Tre attacchi a slitta, uno laterale e due superiori, molto molto comodi. Rimanendo sulla questione attacchi e supporti, ci viene fornito anche un attacco DP12 che ci permette di andare a interfacciare lui con massima rapidità con tutti i supporti che appunto godono di questo attacco, che a livello fotografico sono davvero tanti. Ad esempio, io sul mio Joby riesco ad interfacciarlo senza nessun problema e in un attimo e con pochissimo ingombro, appunto a livello di piastrino, no? Non ho niente di che mi va a creare spessore. Riesco a passare da una macchina a mano, ad esempio, al cavalletto. E le classiche due maniglie che in questo caso sono anche facilmente rimovibili, per il passaggio ad esempio su gimbal. In un attimo vado a rimuoverla. Spostabili anche sulla parte, diciamo sul lato lungo del cage, se voglio fare una ripresa in verticale o se in orizzontale ho bisogno di avere la maniglia qua in alto, cosa ottima. Io lavoro quasi sempre in questo modo. Ma quali sono i punti di forza e le piccolezze che mi hanno stupito? La prima cosa, quella realmente importante, è che lui è al 100% compatibile con qualsiasi smartphone voi abbiate, perché tramite una banalissima regolazione sia sull'asse verticale che sull'asse orizzontale posso andare ad adattarlo a qualsiasi modello. Nel mio caso un 14 Ultra, in maniera praticamente immediata riesco ad adattarlo al millimetro, con la caratteristica rispetto ad altri cage universali tipo quello di Smallrig, che mi viene in mente che è gettonatissimo, di essere fit. Cioè lui si va a proporre un po' come il cage di Bitgrip per iPhone, veramente su misura, con il concetto però di essere universale. Una trovata semplice che non ho riscontrato in altri brand, non so perché, ma ecco, questa è la prima vera svolta. Questo vantaggio si traduce poi in una versatilità rispetto ai supporti, che nel documentario magari possono comportare dei passaggi veloci, dipende poi dal linguaggio con cui si vuole girare, molto molto semplice. Per il passaggio su cavalletto piuttosto che su gimbal sarà veramente semplice riadattare il cage in modo da essere, diciamo, più funzionale rispetto al supporto su cui lo andiamo a montare. Una seconda finezza di cui vi voglio parlare, molto specifica questa, è la presenza dei fori da un quarto di pollice anche sulle maniglie. Ad esempio, nel caso del nostro documentario, questo è stato fondamentale perché dovendo girare, diciamo, ad un certo livello, ci siamo affidati, per quanto riguarda i radiomicrofoni, ai Lark Max, questi che sto utilizzando, che utilizzo in tutti i miei video, quindi ricevitore sull'attacco a slitta, registrazione interna, perché è di qualità maggiore, tutto molto gestibile, molto compatto, doppio rec sul ricevitore, rec sul telefono, che invece lavorava per l'audio in presa diretta con un mezzo fucile Sennheiser MKE 600, che è un microfono che vi consiglio a 360
360 gradi indipendentemente dalla camera con cui girate, che però ha la caratteristica di non essere proprio piccolissimo rispetto a un setup magari pensato per smartphone. Questo cosa comportava? Ovviamente il fatto di entrare in campo sull'ottica grandangolare, ultra grandangolare, scusate. Cosa che abbiamo potuto risolvere posizionandolo lateralmente sulla maniglia, senza l'utilizzo di Magic Arm, di sbracci particolari, di soluzioni un po' strane. Il microfono ha potuto lavorare in maniera del tutto naturale, in una posizione ottimale, grazie a questo attacco da un quarto di pollice. Banalmente, se non ci fosse stato, ci saremmo dovuti inventare qualcosa. Mi collego da questo pro ad un secondo pro, ovvero la finezza di creare le maniglie con una fessura molto molto ampia, che ci aiuta per quanto riguarda il rig vero e proprio, ad esempio con il passaggio dei cavi, che sfociano in un'apertura laterale lì dove risiede poi il Type-C, permettendo appunto il passaggio senza grossi intoppi, problemi, dover prendere dei Type-C particolari e quant'altro. Insomma, ci siamo ritrovati molto questa roba che non è finezza a cui tutti fanno caso. Un terzo grossissimo vantaggio che era la caratteristica che cercavo più di tutte e non ho ritrovato in nessun cage di questo tipo, sono i fori da un quarto di pollice posti qui sul back. Importantissimi, perché? A parte che ci consentono, diciamo, ecco, ad esempio non è così impensabile l'idea di lavorare con un power bank su una produzione come quella che abbiamo affrontato, perché stiamo in giro e dobbiamo girare veramente tanto per tante ore, non c'è controllo, non siamo su un set, non c'è una persona che si dedica alle batterie, insomma siamo in completa autonomia e banalmente posso lavorare sullo spessore anziché sull'ampiezza del cage, e questo mi aiuta anche se poi devo fare dei passaggi sul gimbal banalmente, e mi aiuta anche se proprio invece ho bisogno dei contrappesi per il gimbal, cosa non rara nel caso degli smartphone, perché per l'appunto manca tutta la parte di lente e sono da un lato molto equilibrati, dall'altro il gimbal, diciamo da un certo livello in poi, quindi quelli non pensati proprio per smartphone, non sono pensati per oggetti che sviluppano il loro peso e la loro forma in questo modo. Quindi utile per tante tante cose. Nel mio caso è stato utilissimo per attaccare un portafiltri, banalmente. Filtri fondamentali. Sì, siamo col 14 Ultra, caso specifico, c'è il diaframma su una delle lenti, ok, ma non ci risolve tutti i problemi legati all'otturatore. Sì, adesso ho il kit fotografico, quindi non serve nessun portafiltri, perché levo, metto il portafiltri di Xiaomi e attacco il mio filtro, ma su altri telefoni questa cosa non esiste, e all'epoca delle riprese, visto che eravamo ben prima del lancio del telefono, non avevamo il kit a disposizione. Questo era un problema da risolvere nella maniera più assoluta e in un modo che fosse pratico, ovvero il sistema ad esempio di BisGrip, che dà dei supporti lente dove però bisogna andare a centrare ogni volta la singola lente che si usa, non andava bene, e a livello universale non si trova molto se non roba su misura appunto per iPhone o per Samsung. Adesso qualcosa aggiungo purtroppo, perché non vedo il motivo di utilizzare un Samsung per determinati lavori. Detto ciò, quello che abbiamo fatto noi in maniera un po' artigianale, e qui risiede l'unico contro, l'unica osservazione che faccio a questo brand che non ha pensato a questa cosa, è stata quella di creare un supporto filtri da noi con una stampante 3D. Esattamente questo. Semplicissimo, con la questione spessore, che è il tallone d'Achille di moltissimi cage e rig, e che qui non trova particolari problemi perché intelligentemente hanno lasciato ampissimo spazio alla parte dedicata alla lente. Noi, o meglio Giovanni, che ringrazio pubblicamente in questo video, è il fratello della mia ragazza, ha creato un portafiltri che vi mostro, insomma, va a sposarsi perfettamente con il 14 Ultra e con lo spessore delle lenti del 14 Ultra, grazie ad un piccolo gradino per l'appunto che ha calcolato. E voi direte: ma è possibile che non esista un portafiltri del genere pensato per smartphone e universale? No, non esiste. Abbiamo delle robe molto simili, ma non aggiornate agli smartphone odierni, quindi troppo piccole, non troppo problematiche a livello di spessore e quant'altro. Oppure abbiamo una soluzione di un brand americano che è esattamente la stessa identica cosa, ma che ci costa all'incirca $200 tra importazione e tutto per averlo qui in Europa. Attualmente non esiste niente di simile, il brand non ci ha pensato, e questo, diciamo, è l'unico contro che vi segnalo
per quanto riguarda le mie necessità, ma questa è una necessità che, insomma, veramente chiunque che si prende la briga di comprare una roba del genere deve avere per girare poi in maniera decente. Ragazzi, un piccolo contro che non vi ho segnalato e per correttezza credo sia molto importante in realtà da segnalare, ovvero che non prevedete gli spazi per raggiungere i tasti fisici. E questo può essere un problema aggirabile in realtà, almeno su Android, perché sullo Xiaomi. Perché con Xiaomi abbiamo accesso rapido alla fotocamera dalla schermata di blocco e se ci dovesse servire bloccare poi il telefono, se avessimo necessità di spegnere lo schermo, vabbè che lui dopo un po' che non si tocca nulla va in standby, compare la scritta qui toccare schermo per riattivare, basta fare così e ripartiamo dalla fotocamera, quindi si spegne da solo. Ma se volessimo effettivamente appunto dare un off allo schermo, si può banalmente o utilizzare il toggle qui, nella tendina dei toggle e delle notifiche, oppure si può mettere anche il widget proprio qui a mo' di app che si preme e va a spegnere lo schermo. Non ho granché altro da dirvi se non ribadirvi che soluzioni che riescono a coprire tutte queste piccole necessità, oltre a quelle più classiche che non vi sto a dire, insomma, che sono quelle che banalmente qualsiasi cage può sopperire, non se ne trovano, ragazzi. Almeno aiutatemi se trovate altri brand, ma io ho cercato parecchio e una roba così specifiche e così attenta a certe finezze non l'ho trovata. Spero che questo video sia stato utile. Qualcuno di voi mi aveva proprio chiesto: ma che cage avete utilizzato? Ma come hai fatto col portafiltri? Addirittura dal Belgio una persona mi ha chiesto di inviargliene un paio. Quindi è una necessità che effettivamente c'è. Capisco che è una problematica che effettivamente quando giriamo con smartphone che non è iPhone, dove lì c'è tutto un ecosistema, diciamo, al tuo servizio che trovi molto facilmente, esiste. E iniziando a uscire modelli molto interessanti su Android come il 14 Ultra, anche per la parte video, giustamente una fetta di mercato, di oggettistica che ancora un po' manca, è un po' povera. Quindi, felice di avervi segnalato questa cosa, vi lascio il link in descrizione. L'acquisto non costa poco, 108 euro, ma li vale tutti. Qualità estrema, risolve un sacco di problemi, è completo, li vale tutti secondo me. E nient'altro, se vi è piaciuto questo contenuto mettete like, seguite il canale, solite cose, Instagram, TikTok, sul mio sito www.vincenzodecaro.com trovate come sempre i preset Lightroom dedicati al mondo degli smartphone, le LAT dedicate ad iPhone, ad Apple Log e Xiaomi Log per sfruttare al massimo la qualità delle riprese video dei vostri cameraphone. E direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.